Oh, finalmente, non sapete quanto... Aspetta, non dirmelo. Si è messo contro l'intera base, ho ragione? Hai ragione. Bene, Cal. Non abbiamo Bod e neppure la bussola. Dimmi la verità una buona volta. Abbiamo perso, vero? Resta una sola bussola. Se mi stai ascoltando, tu sai dove l'ho lasciata. Ma se non dovessi trovarla, non disperare. Cos'è questo? Non è solo un ultimo addio. C'è un altro modo per raggiungere Tanalor. Attiva i meccanismi e allineali sulle coordinate incluse in questo messaggio. Qui c'è un centro di controllo. Allineando i meccanismi, possiamo aprirci un varco attraverso l'abisso. Frenate un attimo, fatemi capire. Vorreste farmi infilare la Mantis in una nebulosa mangianavi facendola passare per una galleria creata da un'anticaglia vecchia di 2 secoli? Sì. Sì. Bene, ci sto. Vediamo dove possiamo andare. Come possiamo essere certi che questo esperimento funzionerà? Non possiamo. Quindi attiviamo dei meccanismi. Qualunque cosa siano, facciamo un buco nell'abisso e ci voliamo attraverso. Sì, proprio così. Che ci fai ancora qui? Volevo solo vedere come va. Sta tranquillo. Appena quei meccanismi saranno attivi, la Mantis sarà pronta a partire. Grazie, Gris. Tu vai al centro di controllo. Io resterò barricato qui a preparare la Mantis alla sua ultima, volevo dire, prossima destinazione. Stiamo per finire questa storia, in un modo o nell'altro. Già. Ma continuo a pensare a quanto è successo su Nova Garon. Lo so. Basta che tu non ti metta a rimuginare al punto da perdere colpi. Contiamo su di te. Sì, capisco. Insieme ce la faremo. Questo mi dà la forza di continuare. Piano, Necco. Adesso! Comunicazioni imperiali intense. Tutto ok, ragazzo? Sono al centro di controllo. Avvertirò se mi imbatto in qualche problema. Benvenuti. Io sono Santari Kri, direttrice di questo centro sperimentale. Per sicurezza, un membro del personale deve restare qui mentre i meccanismi sono attivi. Gris, se uno di noi non resterà indietro, ci servirà qualcuno per attivare i meccanismi. Oh, certo. Chiederò in giro nel caso in cui qualcuno voglia morire. Targol, forse? Forse Targol no. Devo focalizzare le energie.
soldati epuratori. Che cosa ci fanno qui? Puoi farcela. Un degno avversario. Troppo facile. Non sono così facile da battere. Bloccherò ogni colpo. Devi allenarti ancora. Aiutami, BD! Nemico utilizzativo! Ho subito danni! Nemico ferito! Nemico fermato! Avanti. Non può essere andato lontano. La testa. Puoi battermi. Non riesco a muovermi. Hai fatto un errore. Non ti è ancora permesso morire. Siamo in vantaggio. Ma morire è sempre. Ripiego. Voglio guastarti questo scontro. Danni subiti. Per te è la fine. Ehi, BD1! Sei così fragile. Ormai sei condannato. Finiamola. Dannato. Stai fermo. Ti distruggerò. La pagherai. Inseguirai il traditore. Errare i ranghi. Le mie abilità sono superiori. Sì, non è pagamento, non verrò. Ci stavano aspettando. Forse Bud li ha avvertiti del nostro arrivo. Notevole, allora è questo il tuo regno. Lavoro con molti scienziati di talento. Nessuno ha il tuo talento, Santari. Eppure siamo a un punto morto. Forse tu mi porterai la fortuna di cui ho tanto bisogno. Sembra promettente. Non male per una struttura abbandonata. Tutti i meccanismi sono accesi. Ora non ci resta che attivarli.
Kree deve aver sigillato la struttura quando è stata evacuata. Ma questo non ci fermerà. Qui studiamo la Kree, quella sostanza che chiamiamo Kobo Materia. Servendoci di tecnologie a onde, siamo riusciti a disperdere la Kobo Materia e sondare la Nissu più in profondità. Procedere al ponte d'osservazione per l'allineamento. Bisogna riconoscerlo. Kree aveva pensato a tutto. Che cosa nasconde l'abisso di Kobo? Unitevi a me e lavoreremo insieme per scoprirlo. Zeta, ce l'hai fatta! Gris mi ha informata che ti serviva aiuto, perciò eccomi qui. Ne hai fatta di strada, non sarà stato facile. Pur avendo due secoli sulle spalle, ho ancora la grinta di un Padawan. Incredibile. Oh, Cal, è semplicemente incredibile. Puoi avviare i meccanismi quando siamo in posizione. Oh, aspetterò il tuo ordine. Sarà per me un onore vedere il sogno della padrona Kree riprendere vita. Per la tua padrona. Torniamo alla Mantis, amico. Poi potremo attraversare l'abisso. Neanche io ne sono entusiasta, ma è l'unico modo per arrivare a Tanalor. Possiamo andare? Più o meno. Quando affronteremo Bod, ricorda che ha già quel che vuole. Combatterà fino alla morte per tenerselo. Ehi, Gris, tutto a posto? Sì, ho soltanto qualche pensiero. In fondo sto per volare alla cieca in un'anomalia stellare che bagghiotta di astronavi. Ti assicuro che le mani non mi sudavano così da... Puoi farcela. Sì, certo, posso farcela. Chi ha chiesto la tua opinione? Bene, scegliamo la prossima tappa. Cal, è il momento. Siamo in partenza per l'abisso. Attiva i meccanismi. Seguirò i vostri progressi da qui. Che la forza sia con tutti voi. E con te, Zeta. Zeta ci sta mettendo così tanto. Da Ganghera è stato l'unico a uscire vivo da quello che stiamo per fare. Almeno moriremo tutti insieme. Ehi, gran bel discorso, ragazzi. Spero solo che non sia troppo lungo per la mia lapide. Guardate. Siamo. Lo so, lo so! Vuoi pilotare tu? Scommetto che l'avevano detto anche tutti quei poveri diavoli un attimo prima di finire polverizzati. Benone, adesso è una corsa a ostacoli.
sei più veloce. Smetti di pilotare e inizia a volare. Trasferisco l'energia dai deflettori ai motori. Sei impazzito! Rinuncia alla sicurezza per la velocità. Esatto. Siamo nelle tue mani, amico. Hai ragione. Questa è la mia nave, no? Crisi in volo, baby! Questo tunnel si sta facendo un po' strettino. No, non sbagli. Zeta, che sta succedendo? Meccanismi sovraccarico! Non posso farci niente! Dobbiamo accelerare. Sto già andando al massimo! Aspetta un momento! Sei impazzito! Salta nell'iperspazio alla cieca e raccoglieranno pezzi di Mantis in tutto l'orlo esterno. Ti fidi di me? Sai che è così, Cal? Si vola. Ora! Fatta, figlio di un Gandark con tre braccia. Beh, almeno nessuno ha perso la calma. Wow. Spero ne valga la pena. Eccoci qui, Tanalor. Tu e Merrin fate attenzione là fuori, va bene? Sì, certo, anche tu, BD. Andrà tutto bene, Chris. Guarda che ci conto, Cal. Non passerò il resto dei miei giorni su questa roccia, specialmente non con quel traditore. Torneremo presto. Io rimango qui, Cal. Allora questo è Tanalor. Non è come te l'aspettavi? Non so cosa mi aspettavo. Sono cambiate molte cose dalla prima volta che l'ho sentito nominare. Il tempio è di qua. Dagan e Santari Kree hanno pianificato il loro futuro proprio qui. E guarda dove li ha portati. Combod non può finire pacificamente. Ha già usato sua figlia per giustificare tradimenti e omicidi. Ora lo abbiamo messo all'angolo, senza vie di fuga. Ucciderà o verrà ucciso. Allora? Di qualcosa. Hai ragione. Ma che facciamo con Kata? Avevamo più o meno la sua età quando ci strapparono le nostre famiglie. Lo so. Quella perdita segnerà per sempre le nostre vite. Ma per Kata c'è ancora speranza. Sì, è vero.
Molto bene. Daremo a Bod la possibilità di arrendersi. Per il bene di Kata. E per il nostro. Continuo a pensare a una cosa che mi disse Sir. Un monito. Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Sento di odiare profondamente Bod. Sir ha vinto la sua battaglia contro il lato oscuro. Ci riuscirai anche tu. È ancora qui. Bene. Piegate al tempio! I Nail stanno circondando la nostra posizione! Maestro Gera, è un ordine!